Buonasera a tutti, saluto e ringrazio la dirigente scolastica del liceo Orazio Flacco di Venosa, la professoressa Carlo Magno, per avermi coinvolto in questo bellissimo convegno di cultura classica, di cui il certamen moraziano costituisce sicuramente un riferimento importante, uno degli elementi connotanti del nostro sistema formativo scolastico. Una delle migliori palestre della mente, come ci ha detto prima il professor Dionigi, la traduzione è una delle migliori palestre della mente delle nostre future generazioni e quindi una scommessa importante per fondare sulle solide basi del nostro passato le potenzialità del nostro futuro. Saluto quindi coloro che del nostro futuro sono in questo momento i rappresentanti, sono in questa sala i rappresentanti, cioè gli studenti dei licei classici che sono qui stamattina, complimentandomi con loro innanzitutto per essere qui, cioè perché il fatto che sono qui significa che come degli elementi fertili, come un terreno fertile su cui costruire le speranze del nostro futuro. Quindi un saluto veramente affettuoso e di grande sentire comune ai ragazzi che sono qui stamattina. Io vi parlerò di un tema, è difficile parlare dopo il professore Dionigi e quindi diciamo mi scuso se non avrò la sua arte oratoria perché appartengo a un mondo che in qualche modo è a cavallo tra le humanities di cui ci ha parlato e quello invece delle scienze dure. Io sono architetto di formazione e per le competenze che mi connotano ho molta dimestichezza anche col mondo dell'ingegneria, perché io mi occupo di restauro architettonico, quindi fondamentalmente di una disciplina che postula competenze umanistiche ma anche competenze tecniche che mi consentono poi di consolidare un edificio storico e quindi di intervenire anche su aspetti diciamo di natura tecnica. L'argomento della mia lezione, che è abbastanza eccentrica, sembra dal titolo abbastanza eccentrica rispetto a quella del professor Dionigi, è in realtà però in assoluta continuità con quello di cui ha parlato, perché ci occuperemo in questa breve conversazione del bene culturale inteso innanzitutto come bene pubblico, come res pubblica di cui ha parlato, come cosa di tutti, come luogo della memoria collettiva in cui tutti noi riconosciamo le nostre radici. E quindi è una scommessa che solo apparentemente appare diversa da quella che lui ci ha appena delineato, ma che in realtà c'entra l'obiettivo di occuparsi di quello che gli inglesi chiamano heritage, in senso proprio di eredità, patrimonio, di luogo che permane in una visione lunga del tempo al passare delle generazioni, come testimonianza del passato dell'uomo nella storia. Quindi è un concetto di bene culturale molto vicino a quello di res pubblica di cui abbiamo parlato fino adesso. Nella mia conversazione di stamattina vi parlerò di un'importante esperienza di ricerca nata come una virtuosa collaborazione tra due istituzioni, la sovrintendenza di Pompei diretta dal professore Massimo Sanna, che saluto, che è tra l'altro un ordinario di archeologia classica dell'Ateneo dove anch'io insegno, nonché, come è stato detto, venosino d'eccezione, e la Federico II di Napoli, in particolare la facoltà oggi. Voi sapete che le facoltà si chiamano dipartimenti, ma fondamentalmente con la facoltà di architettura, nella quale appunto insegno d'estate. L'obiettivo di questa ricerca di cui vi parlerò stamattina è stato quello di migliorare l'accessibilità del sito archeologico di Pompei, estendendola anche alle persone con disabilità motoria e percettiva, a cui il sito, almeno fino al 2010, anno in cui abbiamo cominciato la ricerca ben 6 anni fa, era quasi totalmente negato. Quindi una scommessa abbastanza significativa, anche perché appunto abbiamo sin dall'inizio inteso interpretare il miglioramento dell'accessibilità non come un obiettivo unitario, ma come uno strumento, una strategia di valorizzazione della città antica per tutti, quindi come miglioramento dei servizi per la sicurezza, il comfort, per una percezione consapevole e informata del sito. Dionigi ha parlato prima di me del fatto che viviamo in un momento in cui aumentano i mezzi di comunicazione eppure diminuiscono le capacità di comprensione e di intesa del patrimonio.
Pertanto, lavorare sull'accessibilità per noi ha significato anche lavorare sulla comunicazione dei significati di questo patrimonio e quindi anche considerare una forma di inaccessibilità che forse non è immediatamente percepita, che è quella culturale, cioè la capacità, quante persone che oggi visitano il sito archeologico di Pompei comprendono appieno il significato di quella città, ne conoscono le storie, le trasformazioni, le storie vissute. E quindi il fatto che si tratta di 66 ettari, di una città sostanzialmente antica che è stata interamente ricoperta dalla lava nel 79 d.C., dopo un terremoto che la città pompeiana aveva subito nel 66, quindi in un momento in cui la città è un cantiere, sta riparando le ferite del proprio patrimonio architettonico a seguito del sisma. Quindi c'è una inaccessibilità che non solo fisica, motoria, percettiva, ma è anche in qualche modo culturale, anche con quella che dobbiamo lavorare. E la nostra sfida è stata sin dall'inizio intesa in questo senso, facendo sempre riferimento, come vi dicevo, alla nozione di monumento che, come quasi vergogna a dirlo in questa sede, deriva, come sapete, da moneon, cioè da ammonimento, ricordo, un qualcosa che permane, che ci testimonia quella che Cesare Brandi chiamava l'istanza storica, cioè il fatto che l'edificio è innanzitutto un luogo di testimonianza, di sedimentazione dei segni del passaggio dell'uomo nella storia. Quindi un bene culturale, così come ce l'ha trasmessa dal lavoro della Commissione Franceschini Papallo, che ha lavorato nel 64-66 definendo appunto bene culturale qualsiasi testimonianza materiale avente valore di civiltà, quindi un concetto molto ampio di monumento, di moneo nel senso in cui dicevo prima, che include anche lasciti della vita quotidiana, non solo le grandi opere, le grandi emergenze, quelle a cui diamo una prevalenza di carattere storico-artistico, ma anche quelle opere testimoniali che documentano la vita dell'uomo, la vita quotidiana dell'uomo. Quindi un bene culturale inteso come bene pubblico, come res pubblica e come luogo della memoria collettiva da preservare, ma anche da trasmettere, da rendere comprensibile, da rendere attrattivo alle future generazioni come le vostre, che devono riconoscersi, devono ritrovare in quei luoghi una parte delle loro radici e della loro memoria di comunità. Altro aspetto che ha connotato la ricerca, prima di passare a illustrarvela anche attraverso delle immagini, perché appunto nel nostro mondo la rappresentazione ha una cogenza importante, intendendo, quindi vi dicevo, uno dei punti fermi da cui siamo partiti era che le persone con disabilità non andavano concepite come una categoria a parte, ma come parte di un tutto, cercando cioè di favorire soluzioni architettoniche inclusive e non differenziate che rappresentavano per tutti la possibilità di fruire in pieno comfort e consapevolezza di un patrimonio come Pompei, che appunto costituisce un luogo della memoria. E soprattutto su questo intenderei anche farvi riflettere, so che siete una parterre italiano ma anche internazionale. Ebbene, Pompei è stata concepita sin da subito come un bene sovranazionale, forse come pochi siti archeologici in Italia, un po' come il Partenone ad Atene, viene percepito non come un bene della nazione greca. Pompei viene percepita come un bene collettivo in senso ampio, al di là dei limiti e dei confini dei territori nazionali. E quindi nel frattempo, quindi vi dicevo, la necessità di far fruire a tutti questo patrimonio e anche il rapporto al fatto che il concetto di disabilità è oggi molto mutato, includendo categorie di persone, fasce sempre più ampie di popolazione, a partire dalle persone anziane, dalle persone che hanno disabilità temporanee come mamme in stato di gravidanza, persone che hanno arti momentaneamente rotti. Quindi pensiamo per esempio che oggi si dedica, dicevamo prima al professor Dionigi, che il bene più prezioso per molti di noi oggi è il tempo. Ebbene,
molte persone in quiescenza, quindi in una fase più avanzata della propria vita, hanno finalmente il tempo di dedicarsi al viaggio, di dedicarsi alla fruizione dei beni culturali. E quindi logico aspettarsi che questo tipo di offerta sia diciamo adeguata a un pubblico sempre più ampio. E questa è stata la logica con la quale abbiamo inteso lavorare sin da subito, appunto una logica, vi dicevo, inclusiva, che non significa, è chiaro, rendere tutto necessariamente accessibile, perché trattandosi di un bene archeologico e artistico, architettonico, ma di una città innanzitutto, occorre tener conto che non si può pretendere un'accessibilità totale del sito archeologico di Pompei, e quindi è stato chiaro da subito che occorreva ampliare il più possibile l'accessibilità, ma non a tutti i costi, perché naturalmente trattandosi di un bene culturale nessuno di noi era disposto, pur di rendere accessibili alcune parti di Pompei, di sminuirne il valore, per cui Pompei esercita ancora su tutti noi un grandissimo potere attrattivo. La sfida naturalmente è consistita nell'includere il miglioramento della fruizione del sito archeologico di Pompei all'interno del più ampio tema della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, nel senso che abbiamo avuto tutti da subito chiaro che si trattava innanzitutto di un grande progetto di restauro, conservazione e valorizzazione. Pertanto è stato necessario coniugare, come capirete, le istanze della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico con quello di un miglioramento della sua fruizione. Quindi un intervento di adeguamento che però non andasse mai a scapito della conservazione di questo patrimonio. Quindi le logiche che ci hanno guidato sono state innanzitutto quelle logiche che noi utilizziamo in qualsiasi progetto di restauro: la compatibilità dei nuovi dispositivi con la fragile materia antica di cui è costituita Pompei, il tema della reversibilità di certi dispositivi che avessimo ritenuto, cioè che alla fine potevano rivelarsi non congrui con l'impatto della città antica. Questo ha richiesto una forte interdisciplinarietà di approccio. Questo è il motivo per cui il nostro gruppo di ricerca è stato sin dall'inizio composto da esperti di restauro architettonico, da archeologi, da esperti di ingegneria strutturale, da esperti di ingegneria dei materiali, con i quali abbiamo costruito la possibilità di utilizzare materiali compatibili con la preesistenza. E quindi diciamo, ha in qualche modo costituito anche questa esperienza una prima fondamentale sperimentazione di un superamento dei campi disciplinari. Spesso quando ci si ritrova a parlare tra colleghi di discipline diverse, l'incomunicabilità e il reciproco spesso pregiudizio è difficile da superare. Quando però ci si incontra sul campo dovendo risolvere questioni cruciali eticamente coinvolgenti, come è stata quella della sfida del miglioramento dell'accessibilità del patrimonio come Pompei, sicuramente è più facile superare gli steccati disciplinari e trovare quindi un linguaggio comune che poteva essere individuato proprio nell'obiettivo condiviso e assolutamente perseguito e voluto da tutti noi. Altro punto fondamentale della nostra ricerca è stato un approccio a scala urbana. Pompei è una città, e su questo il professor Osanna potrà sicuramente darci ragione. Occorre comprendere, prima di avviare qualsiasi intervento su Pompei, che Pompei non è una sommatoria di evidenze archeologiche, ma è una città fatta con strade, piazze, luoghi pubblici, case private, botteghe. Ha la struttura di una città antica che si è rivelata al mondo a partire dal 1748, quando cioè gli scavi hanno cominciato a restituire lentamente la città di Pompei alla comunità internazionale. Ebbene, questa essere città va tenuto in conto in modo fondamentale per qualsiasi intervento, ma lo è stato fondamentale soprattutto per noi che ci accingevamo a studiare dei percorsi accessibili a tutti per visitare la città antica.
Quindi l'idea sistemica, l'idea del sistema, l'idea della città con le mura, con le torri, l'idea di posizionare la città antica di Pompei all'interno della città moderna e contemporanea di Pompei, nonché all'interno del golfo, quindi posizionare anche paesaggisticamente la città rispetto al mare, rispetto al Vesuvio, a quelli che sono i riferimenti orografici e geografici che hanno connotato la città. Quindi questa è stata la filosofia, è quello che fondamentalmente ha connotato la nostra ricerca come una metodologia, come con una metodologia unitaria, con la volontà mai subita di tutti noi di tenere in piedi un progetto generale di incremento, del miglioramento dell'accessibilità, da cui poi stralciare lotti diversi, perché su questo anche diciamo, la realtà ci sta dando ragione, non è possibile diciamo, realizzare improvvisamente in breve tempo l'accessibilità dell'intera città di Pompei. Occorre, come potete immaginare, lavorare per lotti, per stralci. È un primo fondamentale lotto di questo progetto, di questo progetto culturale dell'incremento e del miglioramento dell'accessibilità. È stato inaugurato proprio dal professore Osanna nel dicembre 2016 e è il progetto che va sotto il nome di Pompei per tutti, a cui faceva riferimento la preside Carlo Magno, la direttrice Carlo Magno, che fondamentalmente ha inaugurato un primo fondamentale percorso anche aperto alle persone con disabilità, che consente oggi la visita all'area pubblica di Pompei, quindi alla Via dell'Abbondanza, al Foro, alla Basilica, tutte aree che erano assolutamente interdette alla visita fino al 2016 di una persona su sedia a ruota o di una persona con disabilità percettive un po' più avanzate. Questa è stata una sfida importante, il primo tassello di una sensibilità che connota il nostro tempo e che va verso una logica sempre più inclusiva legata appunto al riconoscimento del bene culturale, ripeto, come cosa pubblica, come res pubblica. La prima tranche di questo progetto è stata che va appunto sotto l'egida di questo acronimo Pompei per tutti, ha consentito per esempio la visita di alcune percorsi prima assolutamente interdetti attraverso delle azioni conservative degli interventi progettuali che non hanno alterato fondamentalmente la percezione storica del sito di Pompei e che hanno preservato una fruizione ampliata, nel senso di prevedere dei percorsi che non siano dedicati esclusivamente alle persone con disabilità, ma che siano usati da tutti. E non è un caso che sono quei percorsi che oggi vengono percorsi con maggiore frequenza da tutti, non solo dalle persone con disabilità, proprio perché sono percorsi più agevoli, percorsi diciamo che vengono possono essere assolutamente esperiti con maggiore comfort rispetto a quelli che connotavano fino a poco tempo fa la città antica. Inizierei a mostrarvi qualche immagine per raccontarvi un percorso che è nato nel 2010 con un progetto che è stato finanziato dal mio Ateneo, che si chiamava appunto Pompei Accessibile, da me scientificamente coordinato. La foto, che in qualche modo è un'icona di questo progetto, è l'attraversamento delle pietre carraie di Pompei, che costituiscono appunto un elemento molto significativo e simbolico delle strade di Pompei. Si tratta, come vedete, di pietre che consentono il passaggio dei carri. Ebbene, una delle sfide del nostro progetto è stata anche consentire in alcuni punti, naturalmente non su tutti, l'attraversamento proprio in quei punti a tutti. Quindi è stata, questo è un po' il simbolo della nostra sfida. L'area, come vedete, è un'area attualmente molto ampia, l'area archeologica di Pompei si connota, come vedete da questa immagine dall'alto, come una vera e propria città con strade, piazze, attraversamenti e con una zona anche ancora in
fase di scavo con l'anfiteatro, con la parte pubblica che è tutta concentrata nella parte di Porta Marina e, come vi dicevo, con un sistema di murazioni ancora non integralmente posto in evidenza e con delle torri e delle porte antiche che non corrispondono, attenzione, con gli attuali accessi all'area archeologica. Quali sono i criteri sui quali abbiamo basato questa ricerca? Innanzitutto siamo partiti, grazie anche all'aiuto degli storici dell'architettura, con lo studio della fruizione antica del sito archeologico di Pompei. Tenete conto che si tratta di una fruizione che parte nel 1748, quando cioè si avviano da parte del Borbone gli scavi della città antica e la città lentamente riemerge all'attenzione degli studiosi impegnati sull'architettura. Quali sono i suggerimenti che sono pervenuti da questa indagine storica? Quindi ancora una volta la necessità di fare riferimento alla storia anche per indirizzare le scelte progettuali che hanno indirizzato poi le strategie di conservazione, la storia delle trasformazioni che la città ha subito dal 1748 ad oggi, gli esiti dei restauri già effettuati, la storia degli interventi è un altro fondamentale tassello che ci ha aiutato, a cominciare dagli interventi effettuati nel dopoguerra, quando cioè Pompei viene bombardata nell'agosto e nel settembre del 1943 da bombardieri inglesi e canadesi, quindi fondamentalmente da forze amiche, diciamo, perché l'armistizio dei primi di settembre, ma comunque ancora da alleati in qualche modo, perché Pompei ospitava alcune truppe tedesche in ritirata. Pertanto Pompei viene bombardata e gran parte degli interventi di restauro effettuati a Pompei dopo la guerra hanno poi segnato in modo significativo la conservazione dei reperti, inducendo in parte anche molte delle cause che hanno poi oggi generato i crolli, che purtroppo hanno avuto grande eco negli anni passati. Allora, vi dicevo, non è stato facile, né è stato immediatamente chiaro a tutti gli studiosi coinvolti nella ricerca che non si poteva pretendere un'accessibilità totale del sito di Pompei. Tuttavia, nella convinzione che si dovesse affrontare il tema trattandolo come un intervento a scala urbana, abbiamo individuato 4 aree fondamentali sulle quali lavorare, cioè l'area di Porta Marina, che è quella nella quale si concentra la vita pubblica della città di Pompei, l'area che noi abbiamo nominato di Via di Mercurio, ma che fondamentalmente questa è individuata in giallo, nelle quali si concentrano le domus, tra le domus più interessanti della città, la parte della necropoli e dell'anfiteatro e la zona di giro delle mura della città antica, che viene individuato già da Amedeo Maiuri in un bellissimo libro del 1944, Le mura della città di Pompei. Questi 4 percorsi sono stati, diciamo, abbiamo lavorato quindi individuando questi 4 percorsi che possono essere esperiti singolarmente o in totale, naturalmente a seconda del tempo che si ha a disposizione, ma anche a seconda delle intenzioni e degli interessi, anche in visite diverse, presentano 4 aspetti diversi della città di Pompei: la vita pubblica, le domus e quindi il privato della vita all'interno della città di Pompei, il percorso attraverso le mura che consente di percepire l'area archeologica anche in rapporto al golfo e quindi anche al mare, al Vesuvio, come vi dicevo, e poi la zona della necropoli e di Porta Nocera, nonché dell'anfiteatro. Questa divisione in 4 opportunità ci ha consentito quindi di andare a concentrare l'attenzione degli interventi per il miglioramento dell'accessibilità in 4 aree diverse e complementari dell'area archeologica, e quindi ha poi consentito lo sviluppo di delle strategie per la soluzione dei problemi che sono state studiate di volta in volta, dettagliando con gli strumenti che sono propri del progetto, ma del progetto di restauro direi in modo specifico, il superamento
conto delle criticità che si presentavano per una migliore fruizione. Naturalmente il tipo di problemi è stato affrontato lavorando sui percorsi, perché come vi dicevo occorre lavorare su percorsi che siano coerenti e sui nodi, che sono i luoghi dove i percorsi si incrociano. Parliamo di flussi di persone significativi, pertanto è chiaro che il nodo acquisisce nel percorso una pregnanza, un'importanza molto significativa. Vi parlavo degli strumenti del progetto di restauro, che è un progetto rispetto al progetto del nuovo molto più attento all'ascolto della preesistenza, quindi con una capacità anche di rilevare le specificità, i valori, la materia, lo stato di conservazione, che è molto diverso rispetto agli strumenti tipici del progetto architettonico tutor. Pertanto abbiamo fatto dei rilievi strumentali abbastanza avanzati di tutte le parti individuate, anche perché il tipo di criticità che si frapponeva alla fruizione in pieno comfort e sicurezza erano criticità di tipo sia materico che morfologico. Questo per esempio è una vista dall'alto della strada, diciamo del sistema delle domus alle quali abbiamo affrontato nella parte di rilievo. Come vedete abbiamo utilizzato naturalmente anche tutte le strumentazioni che oggi sono a disposizione per il rilievo dei beni culturali, a partire dall'asse scanner 3D, di cui vedete una battuta iniziale con la nuvola dei punti nella zona appunto della via di Mercurio. Abbiamo lavorato però anche con gli strumenti classici del rilievo, perché quelli mettono l'operatore a diretto contatto col bene culturale e gli consentono anche una percezione diretta del manufatto. Questo è in particolare uno studio fatto sull'area di Porta Vesuvio, quindi quell'area che è posta a nord dell'area archeologica, nella quale vedete abbiamo lavorato con dispositivi e con scelte progettuali che non vanno a invadere la struttura, la percezione della città antica che è già così connotata di per sé, quanto vanno a lavorare sulla natura, lavorando sul strato superiore all'area archeologica, strato di terreno superiore all'area archeologica, lavorando quindi con dei salti di quota, dei leggeri stabilizzazioni dei battuti che ci hanno consentito interventi il più possibile compatibili con una sfida così delicata come quella del miglioramento dell'accessibilità. Questo è l'utilizzo in alcuni punti per la realizzazione del percorso delle mura, di alcuni punti di risalita che già esistono nella preesistenza come le torri. E su questo progetto, che si è concluso nel 2013 e che in parte è stato recepito dal progetto Pompei per tutti, almeno per la parte metodologica, ha fatto seguito una seconda fase progettuale che è cominciata con la collaborazione molto più stretta che si è avuta con l'avvento a Pompei del professor Rosanna. In questo caso la nostra attenzione della Federico II si è particolarmente focalizzata sull'Insula Occidentalis, che è un'area, come vedete rispetto alla città antica che è questa, è un'area posta a margine, un'area suburbana della città che presenta alcune specificità che hanno dei margini di miglioramento molto significativi, che sono emersi poi man mano che la ricerca è andata avanti. Questa è l'avvio della ricerca, che è cominciato nel 2015 con la firma di un accordo quadro ufficiale tra la sovrintendenza Pompei e la Federico II, e questa è l'area sulla quale ancora oggi stiamo lavorando, un team interdisciplinare di, come vi dicevo, archeologi, geologi, architetti e ingegneri strutturisti, per la valorizzazione e la creazione di percorsi accessibili a tutti in quest'area. La prima scommessa è stata ascoltare quali erano le potenzialità che quest'area ci poneva in termini di valorizzazione.
Diciamo la prima sfida colta è stata quella di lavorare sull'area che attualmente funge per tutti noi da accesso all'area archeologica di Pompei, l'area di Porta Marina, con l'area attualmente occupata dagli uffici della sovrintendenza, che sarà oggetto di una particolare attenzione nei prossimi tempi della sovrintendenza, perché si intenderà incrementare la qualità dei servizi di accoglienza all'accesso dell'area archeologica di Pompei, diciamo seguendo anche un orientamento oggi seguito in gran parte delle aree archeologiche europee, a partire dal Partenone, che si è dotata di un interessantissimo museo dell'Acropoli, e quindi creare una struttura di accoglienza che possa significativamente migliorare i servizi per la fruizione, ma anche per l'acquisizione di quelle informazioni che possano abbassare quel gap di inaccessibilità culturale a cui prima facevamo riferimento, ossia un luogo di accoglienza dove anche chi non arriva preparato a visitare Pompei possa trovarvi tutte quelle informazioni necessarie a affrontare la visita in modo culturalmente consapevole. Su questo si lavorerà anche in termini di costruzione di un bando internazionale di progetto, di cui appunto stiamo lavorando di concerto con la sovrintendenza, per stabilire i criteri generali e poi aprire il bando a una consultazione internazionale di progettisti che possano rispondere a questo tema cruciale per il miglioramento della funzione. Altro tema interessante e forse poco noto a chi non si occupa di archeologia è quello dei cumuli borbonici. Voi sapete che lo scavo archeologico, così come oggi lo intendiamo, è uno scavo di natura stratigrafica. Mi scusi, professor Osanna, di questa banalizzazione, però forse questo aiuta a trasmettere un messaggio interessante. A proposito della incomunicabilità culturale di certi temi che a Pompei invece hanno un'importanza fondamentale, c'è quello appunto della storia dello scavo. Ebbene, l'attuale scavo viene effettuato in modo stratigrafico, così come è stato inaugurato da importanti archeologi che hanno lavorato anche a Pompei, come Fiorelli, Spinazzola, e che hanno progressivamente migliorato la tecnica dello scavo stratigrafico con il quale tutti oggi lavoriamo. Nel 1748, quando invece Pompei inizia a essere scavata, lo scavo non si effettua con il metodo stratigrafico, ma si effettua per cumuli e viene realizzato creando delle gallerie i cui lavori venivano diretti da ingegneri idraulici, non da archeologi. A Pompei in particolare c'è una figura mitica di ingegnere idraulico che avvia gli scavi, che era Dal Cubier, i quali creano delle gallerie e buttano, man mano che entrano nella galleria, si scava la galleria, si getta alle spalle il materiale di risulta. Pertanto si crea il cosiddetto cumulo borbonico, che è una struttura, attualmente sono una serie di cumuli borbonici, sono attualmente per esempio collocati in quest'area dell'insula occidentale. Se il fruitore inconsapevole pensa che si tratti di una collinetta erbosa, senza rendersi conto invece della importanza anche testimoniale che i cumuli borbonici rivestono non solo per Pompei, ma per la storia dello scavo in generale. Una delle sfide nel progetto di miglioramento della fruizione di quest'area sarà, per esempio, se ci riusciamo, quella di consentire una lettura stratigrafica del cumulo borbonico, creando delle sezioni che facciano vedere la stratigrafia del terreno di riporto gettato in occasione dello scavo a cumulo, e quindi consentire dello scavo a cumulo nella galleria, e quindi consentire al fruitore di percepire la specificità di questi cumuli, che invece assolutamente non vengono raccontati al fruitore contemporaneo. Come oltre a questo elemento di grande attrazione sul quale intendiamo lavorare per il miglioramento,
superamento ci sono una serie di opportunità, tra cui per esempio nell'attuale Palazzina Fiorelli la creazione di un laboratorio di materiali organici. Abbiamo definito chiedo il professor Osanna, che ha migliorato in modo significativo l'organizzazione di questo laboratorio di materiali organici. Pensate che si conservano semi dei giardini, addirittura del pane utilizzato dai pompeiani al momento dell'eruzione, pertanto diciamo una messe di materiale che prima era assolutamente non mostrato, non valorizzato nella percezione collettiva, e si sta concludendo in questi mesi l'organizzazione del museo di materiale organico, e quindi uno dei punti di attrazione sarà anche consentire l'accesso alla Palazzina Fiorelli anche alle persone con disabilità motoria e percettiva. Altro fondamentale punto di attrazione di questo nostro studio è la Villa dei Misteri, che è una delle ville più interessanti e uno degli elementi forse più attrattivi della visita a Pompei, alla città antica di Pompei, che arriva alla fine in un luogo molto lontano dal percorso normalmente seguito dai fruitori. Se non alla fine della giornata si arriva veramente stanchi alla visita della Villa dei Misteri. Quindi una delle sfide del nostro lavoro sarà anche quella di lavorare per un percorso a valle dei muri borbonici che consenta direttamente l'accesso alla Villa dei Misteri a chi voglia calibrare la visita direttamente in modo mirato uno degli elementi maggiormente attrattivi. Naturalmente gli strumenti con i quali abbiamo lavorato sono quelli di individuare dei percorsi, come vedete, con colori diversi, che consentono una visita consapevole di quest'area ancora poco nota della città, anche nell'ottica, devo dire, molto voluta e perseguita dal professor Osanna, di consentire una razionalizzazione dell'offerta turistica di Pompei, che non sia sempre concentrata sui soliti attrattori come il foro, la basilica, le domus più famose, ma che offra non solo al fruitore che già è stato a Pompei nuove opportunità di ritorno nella città antica per vedere cose nuove che si offrono alla visita, ma anche offrire un'offerta differenziata alla visita, consentendo quindi anche dal punto di vista della conservazione, non solo della valorizzazione, di non andare a ulteriormente, di non aggravare in termini anche di uso dei beni culturali, per esempio pavimentazioni musive che vengono percorse da una quantità di persone al giorno assolutamente superiore alla possibilità di una corretta conservazione, quindi non andare a aggravare sempre le solite mete attrattive della città di Pompei, ma di crearne di nuove e di maggiori. La storia è importantissima, il riferimento alla fruizione storica è fondamentale della città. Questo vi fa vedere per esempio così come le immagini degli scavi vengono percepiti all'inizio dell'Ottocento. Questa è un'immagine interessante perché è un'immagine che ritrae la città di Pompei nel 1818. Come vedete, l'unica parte scavata, a parte l'anfiteatro, è proprio l'insula occidentale, se l'area del foro, ma tutta la parte centrale della città nel 1818 era ancora interamente sepolta. Questo vi fa capire quanto lento è stato il processo di scavo e anche di conoscenza e di fruizione di questa città, e quanto è imprescindibile fare riferimento agli strumenti della storia, a quelle che noi chiamiamo le fonti indirette, cioè la cartografia, la bibliografia, la lettura storica dei viaggiatori che man mano che frequentavano e esperivano la visita di questa città antica hanno fatto poi opere che ancora oggi leggiamo tutti e che ci consentono una lettura di Pompei attraverso gli occhi di un uomo dell'Ottocento, di fine Ottocento, che cercava in Pompei cose assolutamente diverse da quelle che molti di noi oggi ritroviamo. Ancora un'immagine della città antica che lentamente si disvela al fruitore,
i nodi di progetto di cui ho parlato molto brevemente, perché le opportunità sono molte. Una di queste, su una di queste lavoreremo nei prossimi mesi, nello specifico, che sono le terme suburbane, l'area del cumulo borbonico di cui parlavo prima, che appunto appare come una semplice collinetta verde attualmente al fruitore, che invece dovrà essere trattata in modo da consentire la lettura di una, della stratigrafia dello scavo, la palazzina Fiorelli, tutta l'area che lentamente si sta disvelando anche attraverso scavi più recenti, la tomba di Mamia con il raccordo con le mura, che è un altro punto fondamentale, la villa di Cicerone, che sarà, si spera, al più presto oggetto di uno scavo perché ancora in parte interrata, la villa di Diomede, la villa dei Misteri, che ancora diciamo, ha un livello di fruizione elevatissimo e rimane uno dei maggiori attrattori tra le città antiche. Tra quelle della città antica. Pertanto abbiamo lavorato con gli strumenti del progetto all'interno di queste opportunità che la città ci poneva e, come vedete, attraverso una serie di rilievi puntualissimi delle altimetrie, dei salti di quota, stiamo lavorando attraverso dispositivi che consentano la visita in modo più confortevole, che non vadano aggiungere passerelle, ascensori, proprio perché Pompei, essendo una città, non può avere una ridondanza di dispositivi. Pertanto la logica è stata quella di ricorrere a dispositivi diversi come passerelle, ascensori, elevatori, in casi proprio estremi, e di lavorare invece sulla natura, quindi sul terreno, stabilizzando i battuti, creando percorsi che siano il più possibile compatibili con l'immagine della città antica e utilizzando ancora una volta le fonti indirette come la cartografia storica per trarre delle indicazioni di progetto che la storia ci ha insegnato a leggere e che la nostra attenzione di restauratori ci ha aiutato a individuare. Per esempio, vi mostro soltanto questo, la necessità di creare dei percorsi di risalita ci ha orientato a individuare nella cartografia storica dei percorsi di risalita che già esistevano nella storia e quindi riaprire, riutilizzare, scavare quegli stessi percorsi per utilizzare, diciamo, per utilizzare una soluzione che già in antico esisteva per risolvere la questione dei salti di quota piuttosto che appunto andare a aggiungere dispositivi. Quindi un lavoro molto preciso, puntuale, di ascolto della resistenza che ci ha portato a soluzioni più possibili, compatibili con la materia antica della città di Pompei. Io volevo forse concludere qui questa carrellata di immagini perché si tratta, come vedete, di una documentazione che dà conto di un approccio progettuale molto dettagliato, molto puntuale al discorso dei salti di quota, che sono sicuramente delle criticità morfologiche significative. Perché, come avrete capito, coniugare le istanze della conservazione di questa materia, del patrimonio costruttivo e urbano della città di Pompei con quelle dell'accessibilità ampliata non è una sfida semplice, è una sfida complicata che richiede una grandissima sensibilità e una grande attitudine all'ascolto, ma la sfida che è stata non solo tecnica ma soprattutto etica che ci ha accomunato in questo lavoro ci ha consentito di in qualche modo di gettare il cuore oltre lo stagno, cioè di andare veramente oltre la possibilità stessa delle capacità tecniche per ritrovare soluzioni che oggi, a dispetto anche di quanto si riteneva all'inizio, si sono ritenute fortemente diciamo, positive, anche foriere di incrementi di interesse, di economie, perché per esempio con noi lavora un gruppo di economisti che ha rilevato gli aspetti positivi
della rendere questo patrimonio maggiormente accessibile, quindi a fasce di persone molto più ampie, anche sulla gestione della visita e sulla economia generale del sito. Grazie.